Il cartellone targato 2011 del 35esimo Festival de Film du Monde di Montréal vanta 383 pellicole di 70 paesi, 230 tra lunghi e mediometraggi, di cui 107 in prima mondiale o internazionale e 51 in prima nordamericana, mentre i corti saranno ben 153. In competizione mondiale troviamo 11 corti provenienti da 19 paesi e 20 lungometraggi, di cui 2 italiani: Tatanka di Giuseppe Gagliardi, tratto dal libro La bellezza e l'inferno di Roberto Saviano, e Che bella giornata di Gennaro Nunziante, interpretato dal comico Checco Zalone. Il film, che in Italia è uscito ai primi dell'anno, è stato un successo strepitoso al botteghino. Pensate che il primo giorno di programmazione ha portato a casa 2,62 milioni di euro. Non è male, non trovate?